Proclamo Nicola Zingaretti segretario nazionale del Partito Democratico. In primo luogo, oggi non vogliamo dimenticare che il 17 marzo 1861 venne proclamata l'unità d'Italia. Oggi è la festa dell'Italia. Un augurio al paese che amiamo e per il quale lottiamo. Dobbiamo voltare pagina. In primo luogo dobbiamo cambiare noi. Dobbiamo cambiare tutti noi, e lo dico con grande chiarezza. Occorre un partito diverso, più aperto, più inclusivo, realmente democratico, fermo nei suoi valori, ma dialogante e empatico con la società. Ripeto, non voglio un partito monocorde, non voglio un partito monoculturale, ma dobbiamo cambiare un correntismo esasperato che ha lasciato fuori questa ricchezza. Noi abbiamo un governo con una fraseologia tipica della storia peggiore della vecchia politica. Pronuncia solo degli imbarazzanti ni. Ni sulla TAV, ni sulle opere pubbliche, ni sulle autonomie, ni sul sistema fiscale, ni sulla crisi venezuelana, ni sul rapporto con l'Unione Europea, ni sulla Via della Seta con un incredibile pasticcio internazionale legato a uno strategico accordo per il futuro del commercio nel mondo. No, l'Italia è un grande paese e non si governa con i ni, ma con le scelte, le visioni, le strategie e i programmi e i progetti per il futuro. A loro diciamo che la famiglia è una comunità di affetti, non è gerarchia o politiche ideologiche o autoritarie che mirano a costringere a casa le donne. Ci dobbiamo insomma alleare con l'altra Italia che sta ricominciando a sollevare la testa. La nostra collocazione in Europa sarà nel gruppo dei socialisti e dei democratici, grazie alla scelta che innanzitutto Matteo Renzi ha fatto, avendo sciolto il nodo della nostra collocazione europea. Dateci fiducia e vedrete che tutto cambierà. Grazie. Rispondo che non esiste nessuna stima fatta sulle proposte di riforma fiscale che tra l'altro né io né il MEF ha mai ricevuto. Non esistono. Al MEF esistono da luglio, abbiamo fatto decine e decine di simulazioni sulle un ventaglio di possibili riforme le più ampie, anche per sperimentare i nostri modelli di microsimulazione. Oggi ci sono i giornali delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Non esiste nessuna stima MEF sulle proposte che sono in discussione. Quindi questi 50-60 miliardi sono destituiti di ogni fondamento? Sono destituiti di ogni fondamento. La flat tax c'è nel contratto di governo, ridurre le tasse a chi crea lavoro e chi crea ricchezza è fondamentale per far ripartire il paese, come è fondamentale far ripartire un settore come quello dell'edilizia. Spero che non ci siano resistenze da parte di nessuno, perché se non si torna a lavorare, a scavare e a ricostruire il vecchio trasformandolo in nuovo e pulito, per l'economia italiana è un problema. Poi sono contento perché di solito lo spread arriva sui giornali e in televisione solo quando cresce, siamo tornati ai livelli precedenti al governo Lega 5 Stelle, quindi vuol dire che l'economia italiana cresce e dà fiducia. Ma ci sono le